tematici, c'è per ognuno di questi un direttore di dipartimento. Ogni dipartimento raccoglie sotto di sé, per assomiglianza diciamo di temi, un certo numero di istituti. Quindi ci sarà il dipartimento di scienze della vita che ha 10 istituti, quello di agro food che ce n'ha 23, in totale ci sono 109 istituti. Ciascun istituto ha un direttore, quindi che fanno tutti fantastici concorsi internazionali. Bene. Vediamo qual è la situazione quindi ai vertici. Abbiamo visto qual è la situazione del personale di ricerca, quello che è. Vediamo i posti diciamo di potere all'interno del CNR, come sono occupati. Direttori di dipartimento, femmine zero, non ce n'è uno. 7 su 7. 7 su 7 sono maschi, con fantastici commissioni dove io non le ho viste tutte le commissioni, ma giurerei che sono tutti maschi, e sono però concorsi. Vediamo degli istituti. 109 istituti, abbiamo 90 maschi, 80%, 17 femmine, quindi come vedete questa donnina non è neanche tutta colorata, perché è meno del 20%. No, neanche una pecora rosa. Neanche una pecora rosa, niente. Vediamo queste 19 femmine come sono organizzate, no? Rispetto alle varie discipline. E qui vediamo che in area umanistica, io mi sono un po' concentrata rispetto al fatto quante sono le donne in posizione di potere nell'ambiente dei temi di scienze, tecnologie, ingegneria, eccetera, ce ne sono 6 che sono in area umanistica, tutte le altre sono un po' distribuite su aree più o meno tecniche. Comunque, diciamo, le percentuali, se vogliamo leggerlo positivamente, possiamo leggerlo positivamente, questo dato, ma non è esattamente così. Quindi c'è questa famosa questione del tetto di cristallo, e uno dice: questa è la situazione dell'ambiente di ricerca, il CNR è il più grande ente di ricerca italiano e abbiamo un certo numero di donne ricercatrici, ma ai livelli di potere non c'è nessuna donna, sostanzialmente sono occupati da uomini. Mi sono detta: bene, ma questa è la situazione in Italia, magari all'estero è diverso. Sì che ho cominciato a cercare e ho trovato che sono un ricercatore su 3 è donna in Europa, queste sono statistiche della Commissione Europea. Il mondo femminile rappresenta solo il 20% dei professori ordinari, quindi nei professori ordinari in Europa solo il 20% è donna. E se andiamo a vedere gli stessi dati, diciamo, che ho raccolto per il CNR, quindi direttori di istituzioni nel settore dell'istruzione superiore, quindi più o meno l'analogo dei nostri direttori di istituto, e il 15,5, quindi il CNR 17, tanta roba, cioè siamo avanti parecchio. Bene. Dopodiché questi sono dati che sono presi da un rapporto che già da 4 anni la Commissione Europea fa sui numeri che riguardano le donne. E ci sono, ora vi annoierete un po', ci sono un po' di tabelle, però insomma i numeri sono interessanti. E parlano di una situazione che è nell'Europa allargata, quindi ci sono i 27 paesi, più ci sono anche altri paesi come Israele, Norvegia, Svizzera, ex Repubblica Jugoslavia, Macedonia, Croazia, eccetera, quindi diciamo un quadro abbastanza consistente. Cosa c'è? In questo rapporto c'è un indice che è proprio l'indice del tetto di cristallo. Questo indice, se fosse uno, vorrebbe dire che le donne sono rappresentate quanto gli uomini. Se è più basso di uno, come dice lì, significa che le donne sono più degli uomini. Se è più alto di uno, vuol dire che le donne sono meno degli uomini. E più si allontana da uno, e più significa che le donne sono sfavorite. Data questa bella definizione, vediamo per esempio l'indice del 2004, e ci sono i due dati, sono 2004 e 2010, io ho messo il riferimento solo qui per farvi capire i colori, quindi quelli più intensi sono del 2010, quelli più pallidurci sono del 2004. Vediamo l'Italia come è messa. L'Italia è un po' migliorata, perché nel 2004 era a 1,91, nel 2010 1,76, è molto peggio della Turchia, inspiegabilmente. Inspiegabilmente, perché non me lo sarei aspettato per il tipo, quindi andrebbe analizzato da un punto di vista sociologico perché succede questo, ed è diciamo comunque sotto la media dei 27, perché nei 27 la media è un po' più bassa, cioè la situazione nei 27 è migliore, la situazione media. Dopodiché questa è la proporzione tra gli uomini e le donne in una tipica carriera accademica, scorrendo da studenti fino al grado A. Grado A è professore ordinario. Quindi studente,
laureato, in vari tipi, diciamo, di laurea. Qui vedete grado C è ricercatore, grado B è professore associato, grado A è il professore ordinario. I dati in giallo sono degli uomini, i dati in viola sono delle donne. Qua il confronto tra 2008 e 2010, 2002 e 2010. Come vedete, la forbice, al di là del fatto che c'è un leggero miglioramento, ma sulle posizioni di maggiore peso si allarga moltissimo. Quindi ritroviamo una situazione in cui direttore di dipartimento, sette dipartimenti, non ce n'è una donna. Questa è la situazione a livello europeo. Questa è lo spaccato addirittura per le materie di Science e Engineering, dove la forbice è ancora più alta, perché se si torna indietro si vedono numeri 80-20 negli anni, diciamo, tra le donne e gli uomini, 80-20 nel 2010. Se andiamo avanti, i numeri sono 89-11. Quindi vuol dire che nelle facoltà, diciamo, nelle aree scientifiche e tecniche, la differenza al massimo della carriera tra uomini e donne è molto più alta, abbastanza più alta che rispetto alla media complessiva. Questo qui è la situazione ancora della percentuale di donne, sempre professore ordinario, nel confronto tra il 2002 e il 2010. Vediamo che sicuramente tra il 2002 e il 2010 la percentuale di donne è aumentata in Italia come in altri paesi, ma l'Italia è sempre in una posizione abbastanza intermedia rispetto agli altri paesi, quindi non eccelliamo. Qui ci sono i numeri assoluti che vi metto lì soltanto per fare un confronto veloce con gli altri paesi, dove vedete però che i numeri qua nelle humanities, quindi nelle scienze umanistiche, andiamo su un 36,5 contro un numero di presenza di donne, sempre come professori ordinari, nelle materie tecniche di ingegneria, 9,5. Quindi questo, diciamo, è un chiaro. Questo è un altro modo di leggere più o meno gli stessi dati, dove si vedono però più facilmente, visivamente, le distribuzioni tra maschi e femmine. In Natural Science in Italia maschi e femmine sono messi più o meno allo stesso livello, sono i dati 2010. In scienze, in ingegneria e tecnologia le donne, guardate come sono, meno della metà dell'analoga fascetta degli uomini. E la stessa cosa potete vedere le varie proporzioni nelle altre materie. Quindi anche questo è un indice, purtroppo, siamo lontanissimi. Qui, diciamo, è un po' incasinata, però la situazione è, questa è la situazione in Italia, stessa situazione fotografata per l'Italia, dove i maschietti sono celesti e le femminucce sono rosa, e ci sono i valori assoluti, dei numeri, che sono questi numeretti qua, i valori assoluti. Quanti professori di primo ordinario ci sono in humanities, femmine 1988, maschi quasi uguali, diciamo, con le percentuali. Vedete come è più bassa la percentuale su ingegneria, su natural science, su medical science, eccetera, eccetera. Quindi la situazione in Italia sembra molto più marcata la differenza rispetto agli altri paesi. Anche qui abbiamo diciamo, la proporzione tra uomini e donne sui vari livelli, diciamo, dottorando, sarà questo più o meno un grado D, almeno di ricercatore. Ricercatore, professore associato, professore ordinario. Guardate la differenza che c'è in questi, e come è diversa, cioè a questo livello sono quasi uguali, fanno carriera molto, molti più uomini che femmine. Questi sono i dati nel 2010 rappresentati in forma grafica, dove i dati che abbiamo visto prima, quindi sono, diciamo, in qualche modo si vedono le curve, dove si vede che all'inizio partono pari e poi la forbice si apre man mano che la carriera va avanti. Su questa io sinceramente non ho saputo dare una spiegazione, quindi se qualcuno ce l'ha. Qual è la capacità di ottenere finanziamenti? I maschi sono quelli viola, le femmine sono quelle rosa. In Humanities, incredibilmente, hanno molta più capacità i maschi di ottenere finanziamenti. Gli unici in cui si inverte decisamente è Medical Science. E io non ho capito perché, vi dico la verità, mi sono domandato, avrei pensato che data l'alta percentuale di donne nelle Humanities, La cura. può darsi la cura, può
potrebbe essere un'interpretazione giusta quella di dire le donne si prendono cura e quindi in qualche modo sono più motivate a cercare finanziamenti. Però questa è la situazione. Questa signora che si vede sullo sfondo è la commissaria europea della ricerca, che a un certo punto, parlando di questa situazione delle donne, probabilmente commentando questi dati anche, ma anche in altre occasioni, dice che nonostante alcuni progressi negli ultimi anni, le donne nel campo della ricerca rimangono una minoranza ed è uno scandaloso spreco di talenti. E quello che diceva prima Giovanna ce lo dimostra, perché le donne che hanno, diciamo, avuto accesso, possibilità di emergere, lo hanno fatto dando grandi risultati, e non sempre riconosciuti, ma grandi risultati, quindi è sicuramente uno scandaloso spreco di talenti, verso il quale io sinceramente non so quale sia la soluzione, perché ci sono delle eccellenze, Ada, Rita Levi Montalcini, Elena Cattaneo, che in questo momento è la nostra portabandiera, perché lei ha fatto un discorso bellissimo in una intervista, se non mi ricordo male, da Lilli Gruber alla 7, in cui ha detto: in qualche modo io mi sento di aver avuto questo riconoscimento un po' come un riconoscimento a tutta la categoria. Quindi in qualche modo è per questo che dico è un po' la nostra portabandiera del mondo della ricerca, ma portabandiera anche dalle donne ricercatrici. Dopodiché alcune riescono ad emergere, i numeri sono veramente sconcertanti. Io non so quale possa essere una soluzione, certamente quella di esserci, quella di provare, quella di mettersi intorno al tavolo, però anche quella delle leggi, purtroppo dobbiamo riconoscere che è probabilmente un passaggio obbligato per riuscire ad ottenere qualche risultato, e questa è l'unica cosa che mi è venuta in mente come soluzione. Per il resto è tutto un punto interrogativo, quindi domanda rivolta all'intera platea, chiunque è in grado di dare una risposta. Vi ringrazio. Grazie Anna Vaccarelli. Mi permetterei di aggiungere Fabiola Gianotti, che come direttrice di uno dei due esperimenti